Eccoci qua. Buongiorno. Niente, vorrei leggervi alcune cose, che cosa sappiamo oggi del coronavirus. È un virus infettivo che ha una capacità di diffusione in ambienti chiusi e affollati piuttosto elevata. L'80% delle persone infette ha sintomi moderati o lievi, anche tali da non limitarne la vita sociale, cosa che potrebbe aumentare il rischio di contagio. Ma ci dice anche che l'8 su 10 non hanno dell'infezione particolari conseguenze. Il 10-15% dei casi può sviluppare una polmonite virale che può essere curata a casa o in ospedale, da cui in un paio di settimane guarisce. Poi c'è una percentuale che oggi si calcola attorno al 4-5% che evolve verso una situazione molto più grave e che richiede terapia intensiva o comunque un'ospedalizzazione di un certo livello. Però il 99,9% degli infettati fino a 50 anni guarisce. Il rischio di mortalità è molto basso nelle persone giovani, più elevato sopra i 65 anni. Consigli pratici per tutti per esporsi di meno? Curare molto l'igiene delle mani. In caso di sintomi da raffreddamento, usare fazzoletti monouso, facendo attenzione a buttarli in modo da evitare che altri vi entrino in contatto. Queste sono alcune regole di un'autorevole rivista.